iniziato a smontare il campo alle 15:09. Sono le 15:14, cioè ci ha messo 5 minuti e il nodo si slega. Vedete? Il nostro campo è creato. Allora ragazzi, oggi vi mostrerò in questo video l'ABC del tarp. Appunto, ho detto vabbè, dai, visto che lo monto spesso e tutto, perché non fare un video magari per chi vuole iniziare a montarsi il tarp, magari farsi un pomeriggio nel bosco tranquilli, fare qualche scampagnata, magari anche passare la notte, però quello magari ci arriveremo un po' più avanti. Comunque, appunto, uno dei miei consigli, magari appena lo comprate, visto che comunque magari lo comprate ma lo lasciate un po' lì nel cassetto magari per un po', approfittate di una giornata di pioggia, che siete più incentivati magari a uscire, vi prendete il vostro bel poncho, la vostra bella attrezzatura e almeno siete più incentivati a montare il tarp per poi starci sotto, sotto la pioggia al riparo. E c'è anche più soddisfazione, ecco. In questa maniera, appunto, con la scusa della pioggia, avete occasione appunto per montare il tarp e sfruttare tutte le sue funzionalità, ecco. Quindi iniziamo appunto dal tarp, che l'ho messo qui sotto, corde, qualche nodo per fissare la ridge line, che la ridge line appunto è la nostra corda di tensione tra due punti d'appoggio, che in questo caso saranno due alberi, scegliere il campo, quindi vi guardate intorno, deve essere abbastanza sgombro la parte dove volete appunto appoggiarvi, magari leggermente in pendenza o magari un pochino rialzato, così in caso di appunto se lo usate con la pioggia non troverete terreno allagato. E poi darsi un'occhiata anche in alto, vedere se c'è qualche ramo magari che sta per cadere, pericolante, che quello potrebbe essere molto pericoloso. Mi raccomando, fate attenzione. E niente, iniziamo. Allora, come vi ho già detto, è molto importante scegliere il campo. Appunto, adesso, appunto, una volta individuato, andremo eventualmente a ripulirlo da eventuali rami. Possono essere anche accatastati, anche se sono un po' marci, ma andate un po' a pulire il campo. Mi piace lasciare le foglie, almeno rimane anche un po' morbido, ci metto sotto il poncho. Io lo uso così, lo potete vedere in un mio video uscita col tarp sotto l'acqua. C'ho sempre magari un po' di foglie che potrebbero farmi un po' da materassino, anche da isolante nelle giornate fredde. Poi, se trovate qualcosa di buono per terra, che pensiate che vi possa servire, tipo magari dei rami così che potrebbero anche essere utili, eventualmente picchetto, ad esempio magari per appenderci la tazza sul fuoco, eccetera, fate un mucchiettino, li conservate e poi magari andate, durante la vostra uscita, andate a vedere appunto, vedete, delle possibili esche. Vedete, andate tutto a accumulare magari in un punto, così poi magari vi possono tornare utili. Perfetto, parliamo appunto del tarp. Il mio è un Solognac, preso la Decathlon. Un tarp buono, secondo me, può costare dai 50 euro in su. Quindi questo l'ho pagato 50 euro. Diciamo, ci sono anche tarp da 200 euro, ma a me mi sembra veramente, veramente eccessivo. Quindi parliamo appunto iniziamo dalla base, quindi il tarp. Io ho scelto, questo è un 289x290, quindi diciamo un 3x3, che secondo me per iniziare va più che bene. Poi magari se siete in due o comunque iniziate a usarlo anche per passare le notti fuori, piuttosto che magari anche un 4x4 potrebbe essere anche più utile, ecco.
Niente, questo appunto è, pesa sugli 800 grammi, è diciamo un 3x3, ha 21 punti, ha 21 ancoraggi, che sono appunto questi, che vi serviranno appunto per legare il tarp nelle combinazioni più difficili, più nelle combinazioni più possibili. Questo, ragazzi, io l'ho scelto perché veramente la fantasia è bellissima. Cioè, questo è un camouflage, va bene sia per i cacciatori sia per chi vuole stare outdoor, insomma è veramente veramente bello. Già testato sotto la pioggia, è una bomba, facilissimo da montare, abbastanza resistente, un bel tessuto, gli angoli sono tutti rinforzati. L'interno è nero. Perché è nero? Perché comunque se voi magari passate la notte, al mattino arriva il sole, questo fa un po' da ombreggiante, quindi rimane un po' più scuro all'interno e riuscite magari a dormire, soprattutto magari d'estate che albeggia presto, il sole vi darà meno fastidio se state sotto il tarpo appunto. Guardate che meraviglia, appunto 21 ancoraggi anche al centro, a tutti e quattro i lati, poi al centro ha un altro sistema di ancoraggio. Perfetto, quindi andiamo a piegarlo a metà, ha questa etichetta molto diciamo simpatica, vedete 2,95 x 2,80. Praticamente vi mostra dei vari setup. Vedi? Secondo punto sono appunto la ridgeline, la corda di tensione. Scegliete il colore che più vi aggrada, potrebbe essere nero, rosso. Io in questo caso userò il rosso. Quella dovrebbe essere 15 metri, a noi probabilmente ce ne serviranno la metà. Quindi un bel cordino e andremo appunto a legare tra un albero e l'altro la nostra ridgeline. E adesso vi voglio mostrare un paio di trucchetti, un paio di nodi che si possono fare appunto semplici, facili da slegare. Allora, come vi ho detto in precedenza, abbiamo scelto i nostri due alberi. Questo è il primo dove andrò a attaccare la nostra ridgeline, che costruiremo piano piano. Una volta costruita la ridgeline, attenzione ragazzi, questa sarà molto importante, perché se voi la mettete a parte, a portata di mano, anche in tasca, in caso di pioggia, la prima cosa che dovete tirar fuori. Quindi noi oggi andremo a assemblarla da zero con tutti i nodi necessari, per poi riutilizzarla successivamente in un attimo. Cioè si tira fuori, hai quei, magari teniamo quegli 8-9 metri, magari una volta ne usi 4, una volta ne usi 5, hai quel gioco, poi al massimo si possono sempre aggiungere pezzi eventualmente. E vi faccio vedere i nodi che io uso. Ho già fatto un video sui nodi, che sono appunto questi qui, però per chi fosse per la prima volta sul mio canale ve li mostro. Poi anche il colore sta a voi, io ho scelto il rosso, comunque si vede, la ridgeline è ben visibile, ma allo stesso tempo magari si potrebbe anche confondere, non è diciamo fluo, ma comunque magari anche quando c'è poca luce è un colore comunque abbastanza vivace. Quindi io faccio una bella asola doppia di un bel 60-70 centimetri, poi dipende tutto in base al nostro tronco. Questo non è un tronco grosso, se no vi servirà molto più di asola, che questa comunque è l'estremità. E andremo a fare un nodo che a me fa impazzire, perché si slega in un attimo, ma è veramente un nodo tosto. Quindi andiamo a prendere l'asola, uniamo il tutto, ci lasciamo, vedete, un pochettino di spazio, poi prendiamo l'estremità della corda, la teniamo da parte, uniamo l'asola con l'altra corda, praticamente deve rimanere qui, passate intorno alle tre cordicine, una, due, tre, quattro, cinque volte, io in questo caso tre volte, fate un'altra asoletta così e mettetela nell'altra asola. Comunque ho un video che mostra benissimo sto nodo,
Poi cosa succede? Asola nell'asola andrete a tirare e un'asola chiuderà l'altra. Poi praticamente si trasforma quasi in un nodo scorsoio. Andate a tirarlo bene, guardate la direzione del ramo. Ecco qua, abbiamo il nostro punto d'ancoraggio. Praticamente dopo cosa succede? Andando a tirare questo cappiettino qui si slegherà il tutto, quindi veramente ottimo. Poi ragazzi, appunto fissata, andiamo a tirare la nostra ridge line e ci attaccheremo a quell'albero. Attenzione, l'altezza potete deciderla voi, eh? Eccoci qui, quindi la prima corda l'abbiamo fissata, poi quando avrete finito di tigare col nuovo cordino, con vari nodi, intrecci, eccetera, abbiamo la nostra futura ridge line. Quindi cosa fate adesso? Facciamo un bel nodo tensionabile, quindi si chiama nodo del camionista. Vedete, si forma un'asola, ma quest'asola qui poi rischia anche di stringerci, quindi io preferisco allora praticamente circa un metro di distanza dall'albero, anche un po' meno, fare un cappio. Quindi facciamo un cappio, così vi faccio vedere un cappio. Fate un semplice nodo. Abbiamo il nostro cappio di tensione. Quindi cosa andremo a fare adesso? Questo poi lo terremo sempre in futuro, capito? Caso ne create un altro, questo può sempre essere utile per appenderci qualcosa piuttosto che. Quindi andiamo a girare intorno al nostro tronco. Cerchiamo di sempre controllare che l'altezza sia giusta. Facciamo passare tutto il nostro bel cordino. In questo caso, vedete, ci avanzano 3-4 metri, ci avanzano. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo questo qui. Poi succede, i nodi magari ti scappa, si allenta e tutto. Invece con questo cappio qui andremo praticamente a tirare, andremo a far passare tutta la corda ancora. Praticamente poi la vostra ridge line, con tutti i nodi magari già mezzi assemblati, sarà già pronta per la prossima volta. Questo praticamente è il nodo del camionista. L'estremità l'abbiamo fatta passare nel nostro cappio. Adesso facendo forza praticamente andremo a tirare come una corda di chitarra la nostra ridge line. Ma cosa facciamo noi? Noi facciamo un giro, poi ce lo facciamo passare un'altra volta. Facciamo passare tutta la corda. Vedete che già come molli un attimo si allenta, quindi sto sempre lì un po' a litigare. Invece con questo nodo qui in tranquillità. Allora, riregoliamo un attimo l'altezza se è giusta. Adesso con un doppio giro su questa asola andremo a tensionare praticamente. Guardate che roba. Poi per andarlo a slegare basta tirare dalla parte opposta e vedete? Quindi c'è questo nodo, veramente la svolta. Ecco qua. Abbiamo fatto la nostra ridge line, ragazzi, vedete? Guardate che roba. Bam, bam, bam. Quindi la nostra ridge line l'abbiamo fissata. E adesso andremo appunto allo step successivo, che è fissare il nostro tarp. Però tutti appunto usano nodo Prusik, un nodo molto semplice da slegare e da fare. Praticamente vi serve semplicemente un paio di 30-35 cm di cordino, possibilmente, nel senso, io preferisco usarlo di un altro colore, almeno sono più rintracciabili sulla nostra ridge line. E appunto magari un colore che si potrebbe andare a mimetizzare con l'ambiente, ma magari anche alla sera, al crepuscolo, comunque un colore visibile, eh. Quindi praticamente andiamo semplicemente a fare un'asola, fai un nodo semplice e chiudere. Perfetto. Quindi questa poi è un'operazione che dopo, quando avremo la nostra ridge line
già assemblata, saranno già tutti praticamente legati alla nostra ridgeline, quindi questo lavoro qui non andremo a farlo. Vedi, io ne ho fatti 5, di solito ne servono in teoria 3, uno a destra, uno a sinistra, uno al centro, poi un paio si possono sempre lasciare, magari ci si appende la giacca, ci si appende il cappellino, magari se fuori non piove, ci si può appendere comunque qualsiasi, una lampada anche, quindi magari 2 in più, in questo caso ne ho fatti 5. Isolare la parte rovinata. Così poi la nostra corda è un po' più duratura, avendola sempre sulla ridgeline. E ripetiamo l'operazione con gli altri 4. Uno, dentro l'asola qui, ecco, così si vede meglio. Tirate su il tarp. Praticamente andate a girare dietro, mettete il nodo nell'asola. Questo nodo lo uso spesso anche per gli occhiali del tarp, praticamente vedete, poi dopo non basta, basta tirare appena appena in sul tarp e il nodo si slega, ecco, vedete, così non scappa. Ecco qua ragazzi, una volta aver fatto questi 3 nodi, vedete, il nostro tarp è praticamente fissato sulla ridgeline. Adesso vabbè, io vi ho spiegato e tutto, ma credetemi, è un lavoro veramente veloce, soprattutto quando si fa un po' di pratica, ecco. Ecco qua ragazzi, a questo punto andiamo, fissata la nostra ridgeline e tutto, andiamo nel retro del nostro tarp. Potete semplicemente prendervi 2 picchetti, non occupano spazio, sono comunque leggeri. Vedete? Andremo appunto a mettere il picchetto, cerchiamo di essere in linea con il tutto. Fa terreno molto morbido, andiamo a schiacciare e andremo a mettere l'altro, sempre tensionarlo in maniera dritta. Poi nel bosco i terreni sono sempre morbidi. Qua. Vedete? Il nostro picchetto è fissato. Poi cosa succede? Vedete, magari tensionando un lato, l'altro si smolla. Vedete che è tutto storto. Quindi cosa andiamo? Andiamo a fare un altro secondo fissaggio. Puliamo un po' qua. Andiamo a fare un secondo fissaggio per dare una sistemata al nostro tarp. Vedete il retro com'è? Bello teso. La pioggia cade. Vediamolo da lontano. Guardate che bello, questo è il retro del vostro tarp. Praticamente siete quasi invisibili. E adesso andiamo a fissare la parte frontale. Allora, vedete ragazzi? Poi vi faccio vedere bene come lavorano i Prusik, i nodi tensionabili. Sono uno spettacolo. Cioè, un'ingegneria praticamente, sti nodi sono. Ragazzi, scusate l'interruzione, vabbè, innanzitutto volevo ringraziarvi per gli iscritti sempre più numerosi e le visualizzazioni, quindi mi incentiva sempre di più a fare video, e grazie, grazie, grazie. Comunque ho saltato il pezzo che mostravo il nodo Prusik, praticamente non mi è partito il video, quindi ve lo faccio vedere velocemente a casa. Allora, appunto, ho creato questo cordino, andate dalla parte opposta a voi, quindi dall'altro lato, col nodino, andate sulla vostra ridgeline, semplicemente fate passare il nodo dentro, vedete?
Una e due volte. Tenete il nodo centrale, vedete? Ecco qua. Il nostro nodo Prusik è fatto. Mi raccomando, allineate tutto bene che sia in ordine la corda, vedete? Andate a stringere successivamente. Perfetto. E abbiamo il nostro nodo Prusik, vedete? Il vantaggio di questo nodo, appunto, è che prendendolo da qui scorre perfettamente sulla nostra ridge line. Poi, in caso dovete tendere comunque il tarpo per vento, eccetera, vedete che fa comunque molta. Vedete, stringe. Bene, continuiamo col video. Quindi è importante impararli. C'ho un video anche sul canale che fa vedere qualche nodo importante, anche questo. Quindi è molto importante impararli. Basta un po' di pratica, credetemi che si imparano subito. Adesso andremo a tensionare il tetto in alto e il campo è finito. Ci manca solo che rilassarci, berci un caffè, goderci un po' il silenzio che fa anche bene ogni tanto. E niente, ricordatevi intanto che lavorate, magari che montate, magari pezzi di corda avanzati, il vostro bastone. Io c'ho il sacchetto, il portatarpe, lo zaino. Mettete sempre tutto in un punto e poi quando avete finito il campo raccogliete, eh. Allora, io in questo caso ho un paio di cordini di qualche metro, andrò a tensionarli ai due angoli, uno di qua e uno questo qui, ai vari alberi che ho intorno, ecco. Se no, poi cosa farò? Questi due cordini li terrò attaccati, così la prossima volta quando apro il tarp, so già la parte davanti, so già la parte dietro, pim pum pam, e c'ho già tutto quasi assemblato. Ecco qua, il campo è fatto, in questo caso non sta piovendo, non sta piovendo. Ops. Ecco qua, in questo caso non sta piovendo. Se dovesse piovere, ragazzi, o se no prendete un altro cordino, praticamente questo punto qui, come può essere magari a lato, eh? Può essere a lato, dai, lo facciamo anche se non piove, dai, tanto praticamente dovete andare a creare un punto di sfogo per l'acqua. In questo caso, ok, vogliamo fare la parte davanti, così potete anche eventualmente mettere una tazza sotto e raccogliere l'acqua piovana per poi. Quindi una parte deve stare più bassa, così in caso di, vedi, qua c'è anche un bel comodo ceppetto, vedete? Ecco qua, c'è il punto di sfogo. Poi, se proprio volete, date una bella pulita in linea qua sotto. Vi potete, vedete, potete eventualmente appoggiarvi una tazza, vedete, in linea, vi appoggiate la tazza, il pentolino e si riempie l'acqua praticamente. Ricordatevi, ragazzi, sempre pochi oggetti che possono essere, cioè se voi portate un oggetto che potete usarlo per magari fare 3-4 robe, evitate di portarvi 3-4 oggetti. Più un oggetto è utile e multifunzionale, più leggero e piccolo sarà il vostro zaino. Si può usare per raccogliere dei materiali, si può usare per raccogliere dell'acqua, come isolante dal terreno, come sottotenda se andate in giro in tenda. Quindi se voi avete un oggetto, ogni oggetto nel vostro zaino ha 4-5 funzioni, capite che andate a ridurre anche il peso del vostro zaino e l'ingombro. Adesso vi faccio vedere da dentro. Vedete, ragazzi? Appunto, il nero serve un po' a
oscurare appunto eventualmente la luce del sole del mattino, magari per i cacciatori. Cioè, vedete quanto qua c'ho praticamente, sono 1,80, sì, basta le misure, sono 3 metri per così, e qui avrò un bel 2 metri, 2 metri e mezzo. Ci posso mettere lo zaino, le cose bagnate, il mangiare, l'acqua, tutto all'interno se piove. Poi nella notte, se volete, si può un pelino più abbassate la vostra ridgeline, e poi ci sono anche vari setup che si possono chiudere i lati, ma quello andremo a vederlo un'altra volta. Intanto io vi ringrazio, seguitemi per nuovi video, iscrivetevi al canale, spero che i miei video appunto vi piacciano, cerco sempre di creare nuovi contenuti, ringrazio molto per il numero in crescita degli iscritti, ogni iscritto è veramente una soddisfazione, mi incentiva anche a fare nuovi video, uscire, divertirmi, e spero vi divertiate anche voi. Grazie. Vedete, con un setup base siete quasi invisibili. Allora ragazzi, mi raccomando, poi appunto ripulite tutto, raccogliete i vostri oggetti, la vostra base, se ci avete fatto il fuoco mi raccomando spegnetelo, sotterratelo, acqua piuttosto che, mi raccomando, molto importante. Fate un giro qua intorno per vedere se ci sono oggetti magari che potreste avere lasciato per terra o magari essere scivolato dalle tasche, tipo ecco, io controllo il seghetto, ce l'ho qua, il mio coltellino ce l'ho qua, diciamo che è tutto a posto, avete preso tutto, raggruppate in un punto zaino, il bastone e la sacca del tarp, e adesso praticamente si slega tutto. Adesso farò un video velocizzato e smonteremo il campo insieme. Allora, vedete ragazzi, ho iniziato a smontare il campo alle 15:09, sono le 15:14, cioè ho messo 5 minuti escluso il raggruppare gli strumenti che avevo già fatto, perché poi una volta smontato il tarp dovete appunto andare via, soprattutto in caso di pioggia. Quindi coi nodi che ho fatto, col setup che ho fatto, i nodi si sciolgono subito, ho lasciato appunto attaccati al tarp, attaccati alle asole, già i cordini che abbiamo usato per legarli ai vari alberi, la ridge line già pronta per la prossima volta, la mettiamo nel sacchettino, la mettiamo nella sacca del tarp. Mi raccomando, se piove il tarp piegatelo al volo, non state lì troppo a impazzire, perché poi quando arriverete a casa dovete poi stenderlo per farlo asciugare. Poi quando lavorate col tarp, sempre, anche quando dovete piegarlo e tutto, stendetelo dalla parte esterna, mai dall'interno, perché sennò poi andrà a sporcarsi. Quindi usate, cercate sempre di esporre la parte esterna per terra e agli elementi, ecco. Quindi in soli 5 minuti ho fatto il campo, adesso lo metto sotto lo zaino, legato come prima, e vado a casa.